Ciao Giona, ti senti totalmente a tuo agio, immagino. Direi che possiamo cominciare con queste domande difficili, spero che tu abbia studiato perché mi raccomando. Lo studio non è il mio forte. Direi subito, dati anagrafici, nome, cognome, quando sei nato, quanto pesi, tutte queste cose qua. Ok, mi chiamo Alberto Favale, sono nato il 24 settembre del 1958 qui a Voghera. Porto il 41 di scarpe, ci vedo con un occhio. Ho 412 capelli. Direi che possiamo subito passare a domande un po' più, Difficili? sì, molto complicate. Quali sono i tuoi artisti preferiti e quelli che, diciamo, ti hanno spinto ad avvicinarti alla musica? Qui è difficile perché Immagino. avvicinarmi alla musica no, ce l'avevo in casa perché io avevo lo zio Gianfranco Boffetti che suonava, aveva. Una volta si chiamava il complesso e quindi li seguivo. Quindi la passione per la musica può È nata essere nata subito. anche da quello, no? E poi io ascoltavo una trasmissione su Rai Radio 2 che si chiamava Supersonic, Sì, dischi a sì, Mach sì. 2 e Popov. E quindi lì cominciavo ad ascoltare Elton John. Infatti il primo 45 che ho comprato Ah. era Daniel di Elton Elton. John, Ah, sì, del sì, ho 72, capito. qua a Voghera. Suonavi tanto nei locali. Mi ricordo che la prima volta che siamo andati a suonare, Beppe Buzzi, un incosciente, però era il pregio di sta gente qua. Buzzi ci ha portato a suonare 1973, ci ha preso su, è andato a casa dei nostri genitori a Pombio, non eravamo mai stati fuori da Sì. Pombio, e ci dice, vabbè, andiamo. Siamo stati via un mese a suonare in giro per i paesini della Valsesia, Ah. dormivamo a Colma di Valdugia e avevamo 13 pezzi in scaletta. Ok, quindi diciamo che la tua attività poi di musica live inizia comunque negli anni 70, Sì, ma quindi poi fa. lì cominciai a fare il gruppo, poi ho cominciato, poi sono andato Iria Folk, Iria Band, Sì. poi i Nomadi di Franco, Sì. facevano le serate Beh, sì, con i così Nomadi di per aprire, Franco avete girato e poi tanto. vabbè, i gruppetti, nei primi anni 80 ho fatto un gruppo di musica rock, Sì. che facevamo gli SDC, così con i Fratelli Giardina, con Fabrizio Poggi, con Lalo Tanzi Sì. e Marcello Perroni. Tanti bravi E musicisti abbiamo vogheresi. inaugurato tantissimi locali qua, bei Eh ricordi, beh sì, insomma. decisamente. Complimenti a Fabrizio Poggi anche. E direi che allora possiamo, anni 80, arriviamo magari all'inizio degli anni 90, incontro No, un con i. po' Sì, prima, conto con i Sacher, vuoi dire, no? tutto questo. Vabbè, i Sacher, succede che originariamente la prima persona che ho conosciuto dei Sacher era Laura. Ah. Che suonava e ha cominciato subito a suonare. Lei era bravissima a suonare la chitarra, anche se senti lei, dice, ma no. E allora Laura è stata la prima, ma poi sia Giuliano che Alfredo facevano parte della chitarra orchestra, e quindi ci conoscevamo. Quindi è un percorso che viene da metà anni 80 in poi. E poi con i Sacher, vabbè, abbiamo cominciato nel 90. Sì, 90, la vedi. storia di fare le prove, poi ti trovavi con gli altri, perché Certo. poi chitarra orchestra, c'erano le feste, c'erano i concerti in giro, quindi era molto bello perché si socializzava Sì, molto, e questo è stato un pregio grandissimo. importante. Ok, grazie, grazie Giona Tutto qua, abbiamo già finito? guarda, Ma perché cavolo, abbiamo circa 10 minuti. avete mangiato qua? Adesso non è per dire, adesso sto qua e mi fate un po' di domande, perché avete mangiato qua tutti, Ma se fosse per me, quattro, io andrei cioè, avanti a no, farti altre vabbè, domande. È il però. produttore esecutivo che Ah, mette vabbè. pressione perché. Va bene, grazie. Grazie dell'ospitalità, Sarà un Alberto. piacere. È la prima volta che lo chiamo Alberto, tra l'altro, Sì, sono quindi mi sono sentito un emozionato. attimo. Ringraziamo quindi Alberto Favale dei Sacher Quartet, e live dalla Mansardo. sua mansarda. E niente, ci vediamo alla prossima, ci sarà per i prossimi Sì, appuntamenti di questi aspettiamo che. Giuliano che deve Sì, arrivare, no? doveva Hai arrivare tocca per di la nuovo, Maro sì. un'ora fa, Sì, quindi. un'ora un po' fa. Comunque, ciao.